Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione Global. Ci troviamo in zona banner, poiché andremo a pullare per Jack. Effettivamente ha un bel po' di tempo che non vi porto un video pull sul canale e sono indeciso. Sono indeciso se pullare con le gemme, che ne abbiamo la bellezza di 463.000, o se pullare con i ticket, che ne abbiamo 719. Magari potrei fare un mix. Mi vado a spendere questi 119 ticket, quindi mi fermo a 600 ticket. Se mi esce la ex di Jack con questi ticket, va bene. Nel caso, andrò di gemme fin quando non mi esce per l'appunto la sua ex. Di questo banner mi interessa un singolo personaggio, ovvero Jack. Voglio ottenere tutto il suo equipaggiamento. Jack è uno di quei personaggi che mi aiuterà parecchio a superare le future Feod. Quindi voglio ottenerlo a tutti i costi e sono anche disposto a spenderci delle gemme. Come sempre ragazzi, i ticket ve li velocizzo, musichetta di sottofondo e si parte! Ex di Ramza. Ok, abbiamo ottenuto un ex che credo mi mancava. Mi sembra che Ramza ancora non aveva ottenuto la sua ex, quindi va bene. Però Ramza non mi interessa poi più di tanto e quindi... preferivo di gran lunga Jack. Decisamente. Gioco la ex di Jack, per favore. Dai, non mi fare spendere le gemme. Fammelo ottenere entro questi altri 90 ticket, più o meno. Non sarebbe male. Ex di Jack, dai ticket, grande, grande, mi manca solo la sua 35 adesso, è assurdo come escano più facilmente le armi ex che le 35, ok non è affatto un problema perché la 35 la posso prendere tramite red token e ne ho un fottio, ho tipo 200 red token se non di più. Ottimo, ho ottenuto l'ex di Jack e quindi questo significa che vado a risparmiare un pottio di gemme. Fantastico, con quanti ticket sono rimasto? 669, vabbè ragazzi, ormai arriviamo a 600 come avevo detto, che magari mi esce pure la sua 35. E non sarebbe male se mi uscisse anche la sua 35, così faccio il set completo e poi maxo tutto e il problema poi sarà fargli le mastery. Non c'ho tempo per le mastery. Assolutamente. Vabbè, dai, intanto continuiamo a pullare. Thank you.
Eccola qua, ragazzi. Abbiamo trovato anche la 35. Ottimo. Quindi non devo neanche andare a spendere i red token. Effettivamente non so che farci con tutti questi red token che sto accumulando pian piano. Perché comunque se continuo a trovare tutto nelle pool che vado a realizzare, mi servono a ben poco. Spero che più avanti con i red token si potranno acquistare armi diverse, oltre che 15-35 eventuali armi del WoI. Beh, ci restano altri 31 ticket, come detto ormai ce li spendiamo tutti, arriviamo a 600 ticket e poi ci fermiamo. Altra ex? Non ci credo! Non ci credo! Doppia ex dai ticket! In meno di 100 ticket! 3 ex! Una di Ramza e 2 di Jack! Ex come se piovessero! Così! Lanciate proprio! A me va benissimo! A me va benissimo! Devo vedere che cosa fa la sua sfera! Perché se è una sfera buona, l'altra copia me la conservo. Tanto di power sto ne ho un fottio. Ultimo ticket, magari mi droppa un'altra ex così alla fine? Lo apriamo lentamente questo. Magari mi lancio un'altra ex, attenzione che ha fatto un cambio? No, niente, niente. Vabbè, dai, 3 ex direi che sono più che sufficienti per un banner, utilizzando solamente 120 ticket, 119 ticket, quelli che erano. Ok, ok. Banner fortunatissimo, ragazzi. Per me è stato davvero un banner fortunatissimo questo. Ho ottenuto tutto quello che volevo e anche di più, utilizzando meno di quello che avrei voluto usare. Perché finiti questi ticket, come detto, sarei andato di gemme. Arrivato a 600 ticket, mi sarei fermato e sarei andato di gemme. Beh, non c'è stato bisogno. Grazie mille, Opera Omnia. Adesso andrò a maxare tutte le armi di Jack, lo porterò sicuramente a viola, instant, gli faccio subito l'arma viola. Anche l'armatura, il problema, ripeto, è uno solo, le mastery. Ok, magari lui che è da solo riesco anche a fargliele in una mezz'oretta, ma magari. Il problema è farle a tutti quanti, quelle di Diablos. Ah, mamma, ci vuole troppo tempo, ci vuole davvero troppo tempo e attualmente non ce l'ho tutto sto tempo. Beh ragazzi, banner chiuso, al momento non ho altro da pullare. A breve usciranno personaggi dove andrò di gemme, tipo Cloud of Darkness, cioè, là si va di gemme. È un personaggio che voglio ottenere perché l'ho utilizzato anche nella versione Jap ed era OP. Cloud of Darkness OP, la voglio. Appena esce la prendo immediatamente. Non dovrebbe neanche mancare molto alla sua uscita se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata ma dovrebbe uscire tipo il mese prossimo, almeno spero. Anche perché a breve dovrebbero inserire le character board e quindi fra qualche mesetto ci saranno le burst anche qua nella versione global. E quando usciranno le burst, là si va di gemme, si andrà di gemme, soprattutto per Squall. Appena esce la burst di Squall si va immediatamente di gemme perché che fai? Non ti vai a prendere la burst del tuo personaggio preferito? So che magari è quella là che è uscita la prima di tutti e quindi è un pochettino più scarsa rispetto alle altre, ma va presa immediatamente. Per questo video, per questo banner, per questo pull, io direi che possa anche essere tutto. Vi auguro tantissima fortuna con le vostre pull, vi auguro di trovare l'ex di Ramza, di Jack o di chiunque altro ci sia attualmente nei banner.
di trovarla con pochissimi ticket, magari proprio al primo ticket, così lanciate il ticket e vi esce subito l'arma X, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate qua sotto in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!